289 partecipanti nel fine settimana di gare nazionali organizzate dalla Pavit Bike Team, due giornate dedicate al ciclismo giovanile. Sabato 13 a Prato La Peligna, 96 concorrenti hanno corso Short Track e Gymkhana per la categoria giovanissimi e promozionali, 5-12 anni, il terzo Memorial Fernando Ranalli. E poi domenica 14 a Rocca Casale, il quarto Memorial Teodoro Ludovico, seconda tappa del Grand Prix Centro Italia MTB, MTB giovanile, prima gara organizzata dalla Pavit Team a livello nazionale. Hanno partecipato 190 giovani atleti. A conclusione dell'evento, il giro promozionale riservato alla categoria giovanissimi G6. È stata la prima gara a livello nazionale, come dicevamo, organizzata dalla Pavit Bike Team. C'è anche stato spazio per mandare un messaggio importante contro la violenza di genere con un gesto simbolico. Sono stati distribuiti atleti e team dei nastri rossi da attaccare alle tute. Il presidente della Pavit Bike Team, Giovanni Salerno, esprime tutta la propria soddisfazione. Sono arrivate società da mezza Italia. Abbiamo registrato presenze da Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Abbiamo ricevuto complimenti dai direttori sportivi delle società extraregionali. Sono contento che la Pavit Bike Team abbia superato questo esordio a livello nazionale. È stata una doppia giornata molto avvincente, un motivo per incentivare i ragazzi del nostro territorio a praticare a livello importante il ciclismo agonistico. Un ringraziamento particolare alle amministrazioni comunali di Rocca Casale e Prato alla Perigna perché ci hanno fornito le aree da destinare alle attività delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Conclude così Giovanni Salerno. Signora Sindaco, allora una giornata importante, un pomeriggio molto popolato, ci sono circa 300 bambini, familiari, eccetera. Soddisfazione anche per il Sindaco e la città e la comunità. Un pomeriggio bellissimo, ancora una volta Pratola dedica attenzione fortissima allo sport. Dopo la tappa del Giro d'Abruzzo, oggi questa splendida manifestazione in un posto che, se voi l'aveste visto non meno di un paio di settimane fa, oggi non avreste creduto che saremmo arrivati in queste condizioni. Esatto, quindi una grandissima attenzione, una bellissima collaborazione con Pavit Bike Team, a testimonianza del fatto che le cose belle in organizzazione congiunta possono essere realizzate. Vice Sindaco Nunzio Tarantelli, allora un impegno notevole anche per l'amministrazione e per lei che è delegato allo sport. Diciamo, noi abbiamo ricevuto questa richiesta da parte della Pavit qualche mese fa, l'abbiamo ritenuta subito un'idea molto positiva e ci siamo adoperati affinché la parte burocratica e la parte pratica viaggiassero a velocità superiore al normale. Come diceva il Sindaco, i risultati sono stati realizzati in pochissimo tempo. Una sinergia tra il pubblico e il privato che ha funzionato a meraviglia. Un tecnico, Patrizio si chiama. Allora Patrizio, questa gara si prospetta molto bella, molto interessante. Quanti concorrenti abbiamo? Ma quest'anno abbiamo voluto fare una gara nuova rispetto agli altri anni, si chiama Short Tracks, quindi una gara particolare, non è il solito XCO, è una gara veloce sul circuito, un circuito di 400 metri. Gli iscritti, guarda, sono davvero contento, ne sono 90, con tutte le scuole di ciclismo della regione. Antonietta Ramunno, sì. Ancora una volta si ricorda il grande Fernando. Sì, è la terza. Soddisfatta, terzo emozionata memoria. Anche. Sempre, anche perché il ricordo è sempre vivo, vedo che tutti lo ricordano sempre, il suo ricordo è sempre per i ragazzi, per ciò che ha fatto per il ciclismo. Oggi ringrazio Giovanni Salerno, tutto il suo staff, il comune di Sulmona con il sindaco Antonella, e che ci ha messo a disposizione questa bella area, e sempre grazie per il ricordo di Fernando, e spero che sia, è anche una bella giornata, spero che tutto va bene e i bambini si divertono. È questo che voleva Fernando. Fernando voleva sempre portare i ragazzi sempre nello sport, li incitava ed era il suo sogno sempre di portarli avanti. Finché... Adesso ci sono, per suo ricordo, ci sono 300 bambini circa. Sì, sono tanti, vedo che c'è molta gente, una giornata ben riuscita e sicuramente lui dall'alto ci guarda, è qui con noi. E in bocca al lupo a tutti i ragazzi per questa gara.